Salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di mod. Oggi vi andrò a mostrare la RLA Stock-alike, una mod che introduce alcune parti per andare a riempire quelli che sono alcuni vuoti creati dalle parti stock di Kerb, specialmente nella sezione di probe, serbatoi e motori. Allora, partiamo dai probe. Questa è la capsula standard, non è niente di speciale. Probe abbiamo i probe stock più il probe rotondo da 0,6 e 25 e un probe rettangolare, sempre 0,625 però di larghezza, cioè un rettangolare un po' più quadrato, un po' più largo, tra virgolette, e poi tra basta sostanzialmente, perché ci sono poi le varianti, quelle trattino G, che sarebbe gold. Questo perché innanzitutto sono ricoperte di lamina d'oro e pesano di più. Da 30, 20, 10 kg in più rispetto ai probe normali. L'unica differenza è che hanno il doppio di torque di reaction wheels e hanno SIS che può mantenere non solo prograde e retrograde, ma anche radial, normal, maneuver, target, eccetera. Quindi sono probe un po' più avanzati. Direi di tenere intanto questo, giusto per estetica. In fuel tanks abbiamo un serbatoio di RCS un po' più grande rispetto a quello stock, da 0,625, uno un po' più grande da 1,25 e uno un po' più grande da 2,5 m. Perché? Ok. Via. Poi abbiamo serbatoi da 0,625, abbiamo questo mini serbatoio a ciambella che contiene 6,8 unità, quindi davvero poco. Poi abbiamo serbatoi di forme un po' più standard, abbiamo questo. Quello che è un po' più grande, quello che è ancora più grande, poi questo qui cos'è? Non lo so. Che contengono rispettivamente 13,3, 27, 54 e 108 unità di fuel. Ora voi andate via. E poi abbiamo un serbatoio di Xenon un po' più grande rispetto a quello stock, che contiene 2100 unità. C'è qualcos'altro? Sì, c'è un serbatoio di RCS radiale più piccolo rispetto a quelli stock, che contiene solo 10 unità di RCS. Va tu, via. Motori, motori. Abbiamo un aerospike da 0,625 con spinta massima di 6,5 kN. Un motore 88M6 Spinnaker. L'aerospike si chiama Caravelle. Lo Spinnaker che ha 40 kN di spinta, sempre da 0,625, motore abbastanza potente, forse un po' OP per la sua dimensione. ISP quasi, beh, non è molto efficiente, quindi direi che ci sta. Poi abbiamo booster solidi da 0,625 di varie dimensioni e lunghezze, questo è un po' sproporzionato. Con spinta di 40, 80 e 120 kN massimo, si intende, qui in atmosfera sarà sempre un po' di meno. Poi abbiamo dei motori a monopropellente. Questi però sono motori ibridi, nel senso che utilizzano corrente e monopropellente. Sono delle specie di motori ad ion a monopropellente, perché sì. Abbiamo l'Eclipse con 6,6 kN. E l'Umbra con 4 kN, un po' meno potente. E un motore, invece abbiamo un altro motore ad ion, il Sunrise, che è un po' meno potente di quello stock, nonostante sia più grande. Il Sunrise 1,2 kN, però ha un ISP maggiore di 5800, sempre nello spazio, essendo un motore ad ion. In atmosfera avete 0,021 kN, quindi niente. Abbiamo poi dei micro, ma proprio micro motori standard liquid fuel oxidizer con 1 kN di spinta, l'AFID, che è meno dell'ANT. Non capisco a cosa serva, è davvero troppo poco. È potente come un RCS. Poi abbiamo il MIST con sempre 1 kN, però questo è a monopropellente. Il FOG. No, attacco. No, ok, radiale. Che è probabilmente il MIST, però radiale. Quindi sempre monopropellente. Il Cirrus 4,5 kN, motore monopropellente anche lui. Poi
il Nimbus 50 kN motore a monopropellente, lo Stratus 4,5 kN monopropellente radiale, il Cutter, un aerospike lineare con spinta massima di 245 kN, parecchio potente. Cancella. Poi abbiamo questo piccolo booster con spinta di 85 kN, che è praticamente le stesse dimensioni di un Flea, però molto meno potente e più efficiente, se non sbaglio, sì, molto più efficiente. E poi abbiamo l'Albatross, che è no, non so cos'è, 195 kN per un motore a monopropellente. Perché? Davvero? E poi il Cormorant, 360 kN, motore a monopropellente. Perché non hanno senso questi motori? Cioè non So, è molto più efficiente portare un motore, non so, qualsiasi altro tipo di motore è più efficiente. Vabbè. In Command and Control abbiamo altri tipi di RCS. Abbiamo delle versioni un po' più piccole e meno potenti con 0,25 di spinta. Abbiamo versioni a 4 vie, cos'è qui? A 5 vie, a una via. Poi abbiamo questi qui sono quelli standard, che hanno spinta di 1, quindi 1 kN. Poi abbiamo quelli angolati a 45 gradi, quelli a 5 vie, dritti. Poi c'è quello lineare da 1, c'è quello a 2 vie, quello a 2 vie a 45 gradi. Poi abbiamo una reaction wheels radiale, che è praticamente un mini giroscopio che attaccate al vostro craft e ha 0,5 di reaction wheels. E poi basta per control. Intanto via tutti questi RCS. No, rivoglio il mio prop. Ecco. In aerodynamics non c'è niente. Intanto ho saltato un'intera categoria, structural. Abbiamo un radial attachment point che è da 0,625, mentre quello stock è da 1,25. Poi abbiamo dei construction frames, che sono praticamente delle piattaforme di costruzione, sono specialmente utili per i rover, per dei razzi non so esattamente a cosa possono servire. Sono anche molto leggere, 400 kg. Abbiamo anche la versione più piccola. E poi in structural abbiamo, ah sì, radial stack extender, che è praticamente una parte che vi permette di attaccare radialmente parti da 1,25 m ad altre parti. Questa non so esattamente a cosa serva, a parte attaccare dei motori o comunque parti in generale che non siano radiali, anche se si può utilizzare anche un serbatoio standard, funziona benissimo. E poi dei stack, no, non questo, dei stack B adapter. Abbiamo quello B, 3 e quadruplo da 1,25 m a 0,625, poi l'adattatore radiale da 0,625. Aerodynamics niente, utility. Abbiamo una fuel cell monopropellente. Questa mod è molto incentrata sul monopropellente, che consuma 16,88 all'ora di monopropellente e fornisce 1,5 al secondo. Quindi devo dire parecchio efficiente rispetto a quella liquid fuel e forse un po' più utile. Altre parti abbiamo dei pannelli solari un po' più grandi, questi qui, extend. Questi pannelli solari generano 4,5 al secondo, che è un bel po' per un pannello solare. Dov'è il Gigantor? Gigantor, Gigantor, Gigantor. Eccolo qui, il Gigantor fa 24 al secondo, però è molto più grande. Infine abbiamo il mini RTG, che si può attaccare sia radialmente che in linea. Questo mini RTG ha una massa che è un, se non sbaglio, un sesto di quella dell'RTG classico.
magari mettiamolo invertito, e una produzione di corrente di un sesto, anche quella, quindi molto utile per piccoli probe che non volete appesantire, magari volete nasconderlo dentro il craft, questo mini RTG, avere una fonte di elettricità inesauribile. Quindi, questa mod introduce molte parti interessanti, specialmente incentrate sul monopropellente, che vanno a riempire quelli che sono alcuni buchi, come ho già detto, delle parti stock di Kerbal. Quindi, un saluto dal team di Kerbal Italia, da Alberto.